Storie di questo mondo, storie da raccontare, storie da vivere in prima persona e che evocano ricordi assopiti, suscitati da stati d'animo che soltanto un racconto teatrale riesce a dare. È stato presentato ieri, venerdì 15 settembre, il cartellone della 14ª edizione del Festival Nazionale di Teatro di Scena a Fasano, kermesse organizzata dal gruppo di attività teatrale Peppino Mancini con il patrocinio dell'amministrazione comunale della città di Fasano e che vede 6 spettacoli finalisti più 2 spettacoli fuori concorso che apriranno e chiuderanno gli appuntamenti, tutti sul palco del Teatro Sociale di Fasano. Presidente del GAT Peppino Mancini, Fausto Savoia, oggi si presenta la 14ª edizione del Festival di Scena a Fasano con 8 appuntamenti. Cosa andremo a vedere? Ma sicuramente vedremo degli spettacoli bellissimi, come sempre abbiamo cercato di offrire al pubblico. Come ricordavi tu, siamo alla 14ª edizione di un festival che oramai a livello nazionale si sta affermando e si è affermato tra i maggiori festival italiani di teatro amatoriale. Questo ci riempie d'orgoglio e ci comunque spinge a ringraziare davvero con molta sincerità le amministrazioni comunali che in questi anni ci hanno dato questa opportunità, che hanno riconosciuto alla Peppino Mancini queste capacità. Quindi è un grosso lavoro di squadra naturalmente. Quest'anno, dopo le 2 pause o comunque le pause della pandemia che hanno prima annullato il festival, poi ridotto le partecipazioni, quest'anno siamo arrivati ad avere di nuovo 60 proposte che la commissione ha dovuto esaminare per tirare fuori le 6 proposte in concorso e, come sapete, 2 degli spettacoli che andremo a vedere sono gli spettacoli fuori concorso, uno di apertura e l'altro diciamo nella serata di premiazione del festival. La Peppino Mancini in questi ultimi tempi è sempre più impegnata, la vediamo anche come partner di Catarai per la gestione del Teatro Sociale di Fasano. Dove vuole arrivare? No, noi siamo al servizio della nostra città, il nostro ruolo è quello di offrire alla nostra città diciamo la nostra visione culturale del teatro e cercare di aiutare le persone ad avvicinarsi al teatro. Quindi stiamo nel range del nostro statuto che prevedeva anche la gestione all'epoca del teatro sociale. Questo è un impegno davvero gravoso che quest'anno abbiamo iniziato con altre 2 associazioni, Fuori di Danza e Senza Confini, con i quali stiamo collaborando e abbiamo collaborato alla stesura del programma di stagione teatrale 2022-2023. Ci approcciamo adesso a presentare il programma del 2023-2024. Davvero un impegno gravoso che è stato ulteriormente aggravato dalla programmazione estiva che abbiamo dovuto realizzare in pochissimo tempo e che davvero ci ha messo sotto pressione. Però la Peppino Mancini, che è capofila di questo progetto, di questa ATS, spera di poter continuare a offrire insieme alle altre associazioni tutto il suo know-how e la sua esperienza per poter portare avanti la programmazione e soprattutto per poter portare avanti la gestione del nostro bellissimo teatro sociale che ci viene invidiato da tutta l'Italia. Assessore, oggi si presenta la 14ª edizione del Festival di Teatro Amatoriale di Scena a Fasano. Sì, certo, un vanto per la città e per la cultura, un'offerta veramente di grandissimo livello. Nel corso degli anni questa rassegna è cresciuta sempre di più, è particolarmente apprezzata dal pubblico che risponde, devo dire, con una grande presenza, insomma, una bella partecipazione. È molto interessante la proposta che loro fanno, sia in termini proprio di spettacoli proposti, sia anche soprattutto con riferimento alla partecipazione che cercano di promuovere proprio tra gli spettatori a teatro. Quindi questa è un'altra delle proposte culturali che va ad arricchire
arricchire il panorama di tutte le proposte, si svolgerà presso il nostro bellissimo teatro sociale e poi daremo subito dopo l'avvio alla stagione di prosa curata dall'amministrazione comunale. Quindi un autunno-inverno molto ricco da questo punto di vista per passare delle serate insieme accompagnati dagli attori bravissimi che di volta in volta in scena porteranno i loro lavori. In questa 14ª edizione 6 le rappresentazioni teatrali in concorso e 2 fuori concorso. Cosa dobbiamo aspettarci? Allora, noi ci auguriamo sempre di offrire e regalare, grazie alla bravura delle compagnie che selezioniamo e ospitiamo, un teatro di qualità. Quello che realmente ci sarà è una proposta eterogenea. Abbiamo 2 classici, 2 tragedie di Shakespeare, ovviamente rappresentate da 2 compagnie diverse, una fuori concorso, Teatro delle Forchette di Forlì, che apre la kermesse, apre il concorso il sabato 7 ottobre. La pièce è quella del Macbeth, capolavoro del teatro universale, conosciuto almeno come titolo. Poi ovviamente la storia è una storia che ci riporta anche a dei rimandi atemporali, nel senso che il racconto di questa sfrenata ambizione di potere è un po' una metafora che il teatro shakespeariano ci porta a riconsiderare anche ai giorni d'oggi o comunque in tutte le epoche. Poi partiamo con una commedia, la prima in concorso, una commedia brillante che è Disastro di spettacolo, che è un adattamento della pièce di Michael Frayn, Rumori fuori scena. Uno spettacolo molto molto divertente, pirotecnico, pieno di colpi di scena, equivoci, un po' il classico della commedia contemporanea. Ci sarà sicuramente da divertirsi. Secondo spettacolo in concorso, Ferdinando, della compagnia Gli Ignoti di Napoli, una compagnia che è stata già ospite nelle precedenti edizioni. È un testo di Annibale Ruccello, veramente molto molto bello, molto interessante. È un po' uno spaccato di una società bigotta in cui l'insediarsi del nuovo porta a tutta una serie di eventi e di dinamiche che ovviamente conosceremo apprezzando la compagnia degli Ignoti sul palco. La compagnia, mentre dello spettacolo che è Disastro di spettacolo, è il CTL Lab di Sermoneta di Latino, che è la prima volta che ospitiamo in questo festival. Segue una pièce di un'altra compagnia che viene dalla provincia di Latina, precisamente da Sezze. La compagnia è Le Colonne e la pièce 10 giugno 24. Ripercorriamo gli ultimi giorni dell'onorevole Matteotti. E il tutto è raccontato con dei personaggi realmente esistiti, appunto come lo stesso Matteotti, Turati, Modigliani, ma anche dalla prospettiva dell'unico personaggio creato dalla fantasia dell'autore, che è la sua domestica, la quale ha quasi una funzione pari a quella del coro nell'antica tragedia greca. Proseguiamo con un altro spettacolo divertente, che è Killer, sabato 11 novembre, della compagnia Teatro di Sabbia di Vicenza. L'autore è Aldo Nicolai, è un testo molto divertente, peraltro con tinte gialle, perché questa misteriosa valigia nella quale spunta un fucile, una carabina di precisione, ci fa sospettare di tutti gli interpreti, di tutti o meglio i personaggi che si succedono sul palco, rivelando poi un finale assolutamente a sorpresa. Quindi divertimento e anche molta curiosità. Ecco che ritorna Shakespeare con il quinto appuntamento di domenica 12 novembre con Riccardo III della compagnia Artemisia Teatro di Bari, compagnia pugliese, prima volta al nostro festival, con una rappresentazione molto molto deliziosa, molto ben curata e anche qui un classico del teatro. E poi chiude il concorso un altro spettacolo sui generis, Duello di Anthony Schaffer della compagnia Filo Drammatica Orenese di Vimercate,
della provincia, nuova provincia Monza Brianza, e anche questo, i toni della commedia si trasformano man mano nei tratti di un giallo fino a diventare a quelli molto vicini agli stilemi del thriller. Molto interessante, anche questo è uno spettacolo che quindi ci dà l'idea come un cartellone sia abbastanza eterogeneo e che comprenda generi e stili di scrittura e di rappresentazioni diversi. Chiude il concorso un'altra compagnia pugliese, o meglio chiude la rassegna in occasione della cerimonia di premiazione che avverrà domenica 26 novembre, la compagnia Gruppo Teatrale Amici Nostri di Castellana Grotte con La Mandragora, un capolavoro assoluto del teatro italiano di Niccolò Machiavelli, amabilmente rappresentato da questa compagnia, che anticiperà quella che sarà la premiazione delle compagnie in concorso con la cerimonia di premiazione dove insomma sfileranno nuovamente i nostri ospiti e conosceremo l'esito e il verdetto delle varie giurie.